Il brodo di carne è spesso la base di molte ricette, ecco perché andrebbe realizzato in modo corretto. Per un brodo gustoso è preferibile utilizzare gli scarti della carne, come il collo del pollo o le ossa di bovino. La cartilagine è importante per ottenere un brodo denso. Il brodo deve avere un gusto deciso e intenso. Durante la cottura però tende a ritirarsi. La consistenza diventa più densa e il sapore si concentra. Ecco perché è buona cosa salare poco all'inizio ed eventualmente aggiustare la salatura verso la fine. Asparagi e rape hanno un gusto forte, ecco perché andrebbero dosate in caso di utilizzo. Lo stesso vale per carni dal sapore intenso come pecora e selvaggina. Le patate non vanno utilizzate per la preparazione del brodo, perché potrebbero comprometterne la conservazione in frigorifero. Di solito durante la cottura si tende ad eliminare il grasso, in realtà ne andrebbe sempre mantenuto un po', perché favorisce l'intensificarsi del sapore. Il tempo di cottura varia anche a seconda della carne, dovrebbe essere di circa 4 ore, con verdure intere che alla fine della cottura dovrebbero essere vicine al disfacimento. Inoltre, andrebbe considerato anche un riposo di circa 30 minuti al termine della cottura. A fine cottura deve essere filtrato per eliminare i residui di cibo in modo tale che resti una soluzione piuttosto liquida e senza impurità.